Hospital du Mal di Anzi, nato per servire gli ammalati di lebbra, perché questi, possiamo dire, sono la pupilla dei nostri occhi. Ed è stato il primo invio dei frati francescani ed anche nostro, per cui finché c'è un lebbroso in Guinea o che in qualche modo arriva qui, è nostro. La lebbra propriamente detta ha cura e anche totale. La sfida è nel fare la diagnosi il più precoce possibile. Gli altri due padiglioni li stiamo utilizzando per l'assistenza agli ammalati di AIDS, AIDS TBC ed anche TBC semplice. L'AIDS è una sfida più grande. Noi stiamo seguendo oltre 2000 ammalati di AIDS, cosa che è abbastanza difficile in questa realtà, in questa cultura. La difesa alla vita c'è sempre di sostegno per noi poter continuare, e tanti dei frutti noi ce li abbiamo anche. So, mamma, ho già il diritto e poi non vai nel secondo parto. Il programma di PTMF, che è la prevenzione della trasmissione verticale, è un programma di prevenzione che veramente funziona. Quest'anno, il 27 novembre, noi già siamo a 110 bambini che hanno raggiunto un anno e sei mesi, e di questi fino adesso solo uno è il bambino sieropositivo. Ed è questo un lavoro molto grande che stiamo facendo. Diamo un aiuto alimentare alla mamma con riso, farina, olio e zucchero. Per il bambino, dopo i sei mesi, facciamo tutta la copertura di latte necessaria al bambino insieme a pappe che noi stessi produciamo perché sia un pasto completo per il bambino. Sono delle sfide, poi lasciamo tutto, mettiamo tutto nelle mani di Dio, noi, i nostri sogni, le necessità del popolo, perché una cosa è certa, i frati e le suore in Guinea si sono sempre lasciati portare dalle sollecitazioni silenziose e sofferte del popolo. Questi sono i nostri progetti.